Eccoci, arrivati, il primo paese, seconda giornata. Argeo si sta leccando le ferite dopo una caduta raccapricciante. Qua hanno messo le acque per noi, hanno preparato le bottiglie, sapendo che siamo setati. Guardate, siamo qua a Palma di Mallorca. Ah, eccoci. Pronti. Ecco l'Argeo dalla prima pisciata. Dove era in mezzo di bosco a ingrumare la naranza e bagnare le pipì. Amici su, e questi sei altri, altri ladri. Aglia? Guarda che bello. Ara. Giusto? No, no, grazie. Taglia che qua, taglia che qua. Ara. Andiamo a un quarto metà per... Incredibile, a 2 chilometri dall'arrivo non ce l'hanno fatta, sono smontati. Distrutti già il secondo giorno, subito. Mamma mia, tutto il mondo li guarda. Ma in Eurovisione? Sì, Mondovisione. Eurovisione? Mondo. Mondovisione. Mamma mia, che figura. Se fermo riconosco. Eccoci qua nel lago di Cavazzo, in Portogallo. Ed ecco chi è... Devi essere fan del botto però, eh? Eccolo qua. Ma come che va già proprio in... Un indigeno del posto. Madonna. Guardate che roba. Dove vi portiamo? Neanche Licia Colò. Neanche Licia Colò non vi porta qua. Ora, sulle falde di Kilimangiaro. Ora qua. Ed ecco che scende Tony Scott. Madonna. L'uomo che attraversò l'oceano per arrivare qua. Ed ecco il club vacanze. Qua con noi ci accompagna Fred, l'organizzatore. Grande atleta. Indietro abbiamo Tony che deve tornare. Non ce la fa. È iniziato il giro e già è distrutto. Cosa verrà fuori qui? Oggi l'impresa del secolo, 1400 metri di livello, e Fred ci abbonderà fra pochi chilometri. Ce la faremo? Ok, e si parte, la discesa. Freddy, Vittorio, go, go down. Ah, eccolo su per la salita sul monte Potok qua. Ecco. Dakota. Dakota. Eccolo, uno dei pochi superstiti. Ed ecco dietro colui che si è rivelato un bidone. Argeo. Distrutto. Un uomo distrutto. Vittorio lo supera con disprezzo. Siamo qui, stiamo affrontando gli appendici. In effetti va su costante. Molto costante. Troppo. Troppo costante. Signori, siamo a buon punto. A 8 km. A 8 km dall'arrivo. E accasciato sulla sua lapide Argeo. Argeo Caruna. 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 Per gli amici Caruna. Eccolo. Ne poteva addolcire un po'. È facile, se ne sta. Eccoci. Ma non so se c'è mai piccolo. Tony, l'uomo che non soffre il caldo. Se non e in lontananza. Non so se molto lontananza. Si intravede. Nulla si intravede. Vittorio disperso nel nulla. Eccolo! Eccolo, è nato Vittorio. Fatta Victoria. Incredibile! L'uomo che affrontava tutto. Affrontava la paella e le... 400? Mamma mia, la cataplana, uomo cataplana, ciao. Grandi. La folla in delirio. Sempre più in alto. Mamma mia, gli ultimi superstiti. Che salita leggera. Mamma mia, Argeo e Vittorio, gli uomini al seguito. Mamma mia, guarda che roba, che vista sulla papa Andraca qua. Vittorio, una frase così, Vittorio, a freddo. Qualcosa che ti viene in mente. Che coglione. Ecco, questa significativa, proprio. Dai, guarda che sei alta e mezza. Otto e mezza? Guarda Argeo, svesti già la festa. Dai, pronti, era qua. Mamma mia. E se l'ho detto io? Se le 8 sei distrutto, cioè. A dormire 16 ore. Ecco Argeo. E non andiamo già per vedere? Sulla Galviara. Oh, vado? Alza la testa. Testa alta. Eccoci. Madonna, fine dell'anno. Ora Vittorio.
In piena? No, devo venire qua. Aia. Eccoli scenderle. Temerari. Che vista. Vittorio. Ed ecco Argeo, uomo simbolo del Portogallo. L'uomo al Galvaria. Eccolo. E lui sulla Gary Fisher. Inconfondibile. Ecco la sterzata G2 famosa. Eccoli qua, salgono su quella via. Allo sprezzo del pericolo. Nulla li ferma. Mentre il grande Cauna è arrivato. Eccoli, sono arrivati in cima alle pali di San Martino. Eccolo qua. Argeo. Ma che vista. Guarda che roba. La Valle di Bacco, ecco. Siamo sotto la pala. Ci arriva in fronte praticamente. Guardate che impotenza. L'abbiamo sotto il collo. L'uomo pala. Se anche ogni pala ha la possibilità di variare l'inclinazione in base alla velocità. Qui abbiamo una lezione di pale, il paleontologo qua. Che roba. Eccolo, un uomo, una garanzia, Vittorio, completamente asciutto. No, è asciutto dentro, bagnato fuori. Tutto pale, dappertutto, incredibile, in mezzo alle pale, impalati, fermi impalati. Ci stiamo avvicinando alla fine del mondo, alla costa. Qua abbiamo Sacres e qua verso l'ultimo baluardo del paese. Eccoci, ci stiamo avvicinando all'ultimo frontiera. Ecco il classico col cagnolone. Che cagnolone. Verso il faro. Faro della vittoria. Si avvicinano al faro. E lui. Ci stiamo avvicinando. Guardate la strada che porta verso l'infinito. Un uomo perché? Eccolo qui, l'uomo che raggiungerà il punto più ovest. Ma più a sud del mondo. Ah, più sud? No, sono più ovest. No. A sud ovest, neanche sud. Eccolo. Un rifugiato. Raggiunge la riva e si butta. Vai Argeo! Guarda che porta! Madonna, dove ti porto? E oltre Trieste. E come vuole la tradizione, si farà il taglio per il faro. Incredibile, Argeo si dissocia come l'altra volta e invece Tony vuole raggiungere il faro. Ce la farà? Dai il faro. Mamma mia, il taglio. Si avvicinano al faro. L'Italia, Vittorio rappresenta l'Italia del mondo. Eccolo qui.
sparo a pochi metri. Vai Vittorio, faccio la vittoria. Mentre uno di loro abbandonava l'impresa, Argeo, e loro invece hanno affrontato l'impervietà del terreno. Ed eccoci arrivati, ultimo giro nel nulla. Ma manca qualcuno, disperso, distrutto dalla fatica. Eccolo, riuscirà. Vento, il caldo, in mezzo alla... nel nulla, solo ventole. Distrutto a pezzi, un uomo a pezzi. Ed ecco il monumento dei navigatori. Ed ecco il due navigatori, tre anzi, Vespucci, Magellano e De Gama e Bartolomeo. E il Golden Gate, eccolo, finalmente, con il Cristo Resurrezione. Allora qua è il Cristo e qua un altro Cristo. Ecco qua, due Cristi. Mamma mia, qua il birrificio. Siamo sotto il ponte col Cristo e qui ci sono i camminatori. Qui c'è un camminatore de Bright Angel collaudato. E qui abbiamo due scalzacani della domenica, con una fiacca addosso, una tristezza questi triestini di oggi. Cioè non voglio di fare niente, solo prendere il corriere e metro. Mamma mia, raga. No, ma tutte le monade che aveva, a parte diciamo le stoviglie e diciamo, no, quei che sono rimasti in casa sono rimasti immobili comunque, no? Tutti i vestiti, mamma mia, cosa bevi? Era un vestito di quei tipo texani, perché era questo è per lei. Che era andava a ballare, che prendeva a ballare.